Papa Bergoglio, alla Chiesa siciliana serve una testimonianza più chiara ed evangelica. Un laboratorio dentistico abusivo in pieno centro a Palermo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza. Raduno di auto e moto d'epoca ad Altavilla, grande successo. Bentrovati a questa seconda edizione di Media News, oggi lunedì 20 maggio. Papa Francesco I alla Chiesa siciliana serve una testimonianza più chiara ed evangelica, lo riferisce a Radio Vaticana l'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo. Vediamo. Papa Francesco ha esortato la Chiesa siciliana a dare una testimonianza più chiara e più evangelica. Lo rivela l'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo, intervistato dalla Radio Vaticana. In Sicilia, ha specificato Pappalardo, c'è un'attenzione per la Chiesa che non possiamo nascondere. Per questo, al Papa, abbiamo anche raccontato le cose belle che ci sono. Papa Bergoglio dunque ha invitato a dare una testimonianza più chiara e più evangelica. Siamo noi che dobbiamo farlo, spiega Monsignor Pappalardo. Questo il Papa lo ha sottolineato, ce lo ha detto anche. Questo incontro comunitario, spiega il Monsignore, ci ha aiutato proprio a costruire un discorso d'insieme, a mostrare un'immagine della nostra Sicilia più reale, più obiettiva. Al Papa, continua l'arcivescovo di Siracusa, abbiamo raccontato anzitutto delle difficoltà economiche che sono un po' generalizzate dalle nostre parti e per cui molte famiglie trovano difficoltà serie e obiettive che ritardano anche per molti la formazione della famiglia. Non abbiamo nascosto che ci sono queste difficoltà, abbiamo detto che alcuni di noi stanno compiendo la visita pastorale e lui ci ha raccomandato proprio questa vicinanza. Ci ha posto anche delle domande sulla famiglia, come vive, quali problematiche ci sono e quali difficoltà sta affrontando. Ovviamente noi abbiamo riferito quella che è la situazione della famiglia nella nostra Sicilia. Ancora resiste, ma ovviamente le nuove difficoltà si vanno evidenziando. E il Papa, conclude Pappalardo, ci ha ascoltato con tanta attenzione e ci ha raccomandato di stare molto vicini alla nostra gente. Ha anche ripetuto quella frase: abbiate l'odore delle vostre pecore. Quasi 1200 volontari tra scout, addetti alla protezione civile, ministri straordinari della comunione e altrettanti accompagnatori addetti alle sagrestie delle autorità, pronti a fornire il loro apporto in occasione della celebrazione di beatificazione di padre Pino Puglisi in programma sabato prossimo al Foro Italico di Palermo. Secondo le previsioni dovrebbero partecipare almeno 80.000 fedeli, 100 vescovi, 700 tra sacerdoti e diaconi provenienti da ogni parte d'Italia e oltre 200 tra personalità del mondo istituzionale. Si tratta di un evento significativo per la nostra arcidiocesi e per l'intera Sicilia, dichiara il vescovo ausiliare, Monsignor Carmelo Cutitta, a capo della macchina organizzativa. L'augurio è che tale evento possa essere vissuto in pienezza da chi viene da fuori e chi viene da fuori possa trovare ospitalità e conforto da parte di tutti noi, come in passato in occasione di altri eventi simili. E cambiamo argomento. Presentati alcuni dei punti principali del disegno di legge salva precari, che ha come primo firmatario il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana Antonio Venturino. E un DDL ha detto che segue la logica del buon padre di famiglia. Le linee guida del disegno di legge presentato questa mattina sono quelle di una norma che dovrebbe essere in grado di offrire risposte certe e di mettere la parola fine all'antipatico sistema delle proroghe ai precari storici, ma a ben guardare non fa altro che riproporle attraverso la scorciatoia del ruolo unico ad esaurimento regionale, cosa peraltro di cui si è discusso anche in passato. L'obbligo che noi abbiamo oggi è quello di presentare un disegno di legge che possa permetterci di poter eventualmente anche andare davanti alla Corte Costituzionale una volta per tutte e fare chiarezza su una vicenda che chiaramente è diventata fin troppo incresciosa, nel senso che probabilmente negli anni passati, diciamocelo pure, qualcuno ci ha anche giocato su questo bacino del precariato. Muove i primi passi in maniera incerta il disegno di legge presentato all'ARS dal vicepresidente Venturino, che sostanzialmente ha presentato più che altro delle idee, perché in realtà del DDL neanche l'ombra di un testo, ma assicurano al Movimento 5 Stelle siciliano è un DDL liquido, ne discutiamo ancora con i lavoratori e le parti sociali. Chi sarebbero gli altri attori però ancora non è dato sapere, tutto rimandato al 27 allora, giorno in cui Venturino e il suo consulente promettono fuochi d'artificio, sicuri di avere trovato la soluzione al problema del precariato siciliano. Abbiamo anche la copertura
struttura economica, hanno detto. Il problema dei soldi sì, probabilmente c'è, ma non è quello vero. È un problema diverso, un problema di volontà politica, di una volontà politica che deve essere in grado oggi di mettere la parola a fine. L'unica soluzione è quella che preveda questo ruolo unico a esaurimento e man mano che si liberano i posti disponibili delle dotazioni organiche degli enti vengono assorbite appunto dalle pubbliche amministrazioni siciliane, da tutte le pubbliche. Entro maggio contiamo di nominare i direttori generali della sanità. La scelta del governo ricadrà tra i 659 candidati ritenuti idonei dalla commissione di valutazione e non introdurremo ulteriori restrizioni perché rischieremmo di innescare una raffica di ricorsi. Il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta accelera così sulla scelta dei manager che andranno a guidare le 17 aziende sanitarie e ospedaliere dell'isola. E lo fa chiarendo che sarà lui a decidere, evitando ulteriori selezioni e rinunciando definitivamente ai criteri che erano stati fissati dalla commissione di valutazione nominata per questo scopo. Finora dal governo regionale non è arrivata nessuna risposta concreta rispetto all'accordo sulla moratoria dei debiti anche per il credito agevolato che deve essere adottata in Sicilia entro il 30 giugno, lo dicono Giuseppe Cascone e Mario Filippello, rispettivamente presidente e segretario regionale della CNA, che hanno scritto una lettera all'assessore regionale alle attività produttive Dinda Vancheri e all'assessore regionale all'economia Luca Bianchi. Infatti gli uffici della CRIAS continuano a respingere le istanze presentate dagli artigiani non avendo ricevuto dai vostri assessorati, si legge nella lettera, nessuna disposizione in merito. In Sicilia si continua ancora a far passare del tempo in attesa che le disposizioni di questo accordo vengano estese al credito agevolato regionale e in particolare al credito erogato alle imprese artigiane dalla CRIAS. Il riordino delle politiche sociali attraverso una legge organica, l'utilizzo delle risorse comunitarie destinate alla coesione sociale, ma principalmente una visione diversa di guardare ai pensionati. Sono i temi affrontati questa mattina nel corso di un incontro congiunto tra CGIL, CISL e UIL per parlare delle politiche da attuare a favore dei pensionati e delle fasce più deboli. Le proposte per affrontare questa grave emergenza intanto riguardano l'utilizzo delle significative risorse esistenti che provengono dalla Comunità Europea, per quest'anno sono circa 40 milioni di euro e per i prossimi due anni saranno altri 80 e rotti milioni di euro, quindi utilizzare queste risorse bene, e in particolare in direzione dell'assistenza domiciliare integrata. E dall'altro lato una riforma di sistema. Chiediamo al Presidente della Regione che intanto si passa dall'enunciazione o dai principi o dai buoni propositi ai fatti concreti. Noi chiediamo un incontro e per esempio la nostra proposta è quella di creare un fondo unico in Sicilia dove far confluire tutte le risorse disponibili, quelle comunitarie, quelle della legislazione nazionale, quelle regionali. Voglio ricordare che i risparmi della spending review dovrebbero una parte andare ai servizi, quindi quelle dei comuni. Siamo di fronte ad un governo regionale che, nonostante le reiterate richieste di incontro, continua a non riceverci. Siamo perfettamente convinti, e lo faremo a partire dal 23 che abbiamo gli esecutivi unitari, che partiremo con una serie di vertenze territoriali per cercare il consenso sulle nostre persone e obbligare la politica a seguirci. Il console americano Moore, nel corso di un colloquio con il presidente della regione Rosario Crocetta, ha confermato che la Marina Navale degli Stati Uniti ha sospeso, in ossequio a quanto deciso nell'incontro avuto nel marzo scorso con il governo Monti e con il governo regionale, i lavori di costruzione dell'impianto MUOS, i soli lavori che si fanno all'interno della base americana di Niscemi, sono esclusivamente relativi alle normali attività di manutenzione della medesima base. Il presidente Crocetta si ritiene soddisfatto per il rispetto degli accordi e sottolinea l'importante risultato ottenuto dal governo regionale. Bene, adesso una breve pausa pubblicitaria, tra poco. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni.
potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Un laboratorio dentistico abusivo in pieno centro a Palermo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza grazie ad alcune segnalazioni al 117. Uno studio dentistico in pieno centro, attrezzato, moderno e provvisto di strumentazione medica all'avanguardia, ponti, trapani e tutto l'occorrente per la cura della carie e l'igiene mentale, un assistente di poltrona e una lunga lista di clienti. Ma il tutto era gestito da un falso medico, privo di lauree e specializzazioni. La vicenda è venuta a galla grazie ad alcune segnalazioni al 117. La Guardia di Finanza ha quindi sequestrato a Palermo lo studio. Quando le fiamme gialle hanno fatto irruzione, il titolare stava curando un paziente, mentre altri erano nella sala di aspetto. I finanzieri hanno trovato un'agenda con annotati gli appuntamenti dai 5 ai 7 al giorno, oltre 200 cartelle sanitarie e documenti extracontabili, in cui il finto dentista annotava gli incassi senza rilasciare alcuna fattura o ricevuta. Il giro d'affari dello studio è stimato intorno ai 600.000 euro l'anno. Il falso odontoiatra è stato così denunciato alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo della professione, mentre il laboratorio, le attrezzature del valore di oltre 70.000 euro, le agende con gli appuntamenti e le cartelle sanitarie sono stati sottoposti a sequestro preventivo d'urgenza. E torniamo per il momento a parlare di politica regionale. Oggi presso la Camera di Commercio di Trapani si è svolto il convegno sugli immigrati e richiedenti asilo organizzato da ANOLF Sicilia. Si è trattato di un momento di confronto avviato in occasione della presentazione del progetto Orient Express finanziato dalla Regione Siciliana. Come componente della prima commissione affari istituzionali e diritti civili dell'ARS, ha detto Vincenzo Figuccia, capogruppo del Partito dei Siciliani MPA all'Assemblea regionale, e come sociologo prima di tutto, sono molto sensibile a queste problematiche e sto già prendendo parte alla stesura del disegno di legge sulle norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale, economica e culturale delle persone straniere migranti in Sicilia. Ripristinare la possibilità di ampliare del 30% le superfici coperte degli alberghi e delle strutture ricettive esistenti è in attività al fine di migliorare e potenziare tutti i servizi alberghieri, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ed adeguare le strutture che operano in Sicilia agli standard che le stesse presenti in Europa offrono alla clientela. È il contenuto del disegno di legge inoltrato dal deputato regionale di Voce Siciliana Michele Cimino a sostegno degli interventi immediati e coordinati di promozione e integrazione che consentano un reale e significativo rilancio del comparto alberghiero e ricettivo contro la crisi del settore che in Sicilia si trascina ormai da anni, altresì penalizzato da una mancanza strategica di visione organica d'insieme. Due storie forti: Francesca Lopez, originaria di Capoverde, madre di due bambini, e Caterina Leto, palermitana con quattro figli, entrambe con un passato violento alle spalle ed un presente con una grande voglia di ricominciare. Le due donne hanno denunciato i propri mariti per stalking. Le ha incontrate Marilisa Giammona. Come hai avuto il coraggio di ribellarti? Veramente non è una decisione facile. Quando ho visto che non ce l'aveva più, non aveva più la forza di occupare di miei figli, ho detto basta. La forza l'hai trovata con i tuoi figli? I miei figli, sì sì. Quanti figli hai? Due bambini. E tu ora lavori? Per ora sono disoccupata. Francesca, quanto ti hanno aiutato le istituzioni? Beh, un poco sì, un poco sono stata aiutata. Poco, quindi sì. Insomma non ti sei sentita molto seguita? All'inizio no, questo è venuto dopo, di più. Se in questo momento vuoi dare un messaggio a tutte le donne che si riconoscono col tuo problema, per trovare il coraggio, cosa ti senti di dire? Allora, io posso dire che non è una cosa facile. Non è facile andare a fare la denuncia, però che debbano mettere tutte le forze che hanno di dire basta. Molta violenza, sia fisica che psicologica. Io l'unica cosa che posso dire a molte donne è di avere il coraggio di denunciare, principalmente perché la vita è nostra, non appartiene a loro.
bisogna tutti poterci riunire a battere questo muro. Quindi anche poco fa Francesca ci diceva che l'aspetto peggiore è non denunciare. No, bisogna denunciare, bisogna assolutamente denunciare, non ritirare mai queste denunce. La prima cosa che avevo fatto io ai primi tempi. Anche perché bisogna penso andare che avanti. Si è più soli subendo le violenze. Sempre soli si è in questa situazione, sempre. Tu ora come stai? Diciamo che mi sto riprendendo un pochettino, ma le ferite rimangono. Gli artigiani riaprono le porte, si conclude con la realizzazione e la presentazione del trofeo che verrà consegnato alle scuole vincitrici del Panormia. Di noi di Confartigianato, dichiara il presidente provinciale dell'associazione Nunzio Reina, vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale per la disponibilità e l'impegno che ha riguardato questo progetto. Siamo riusciti, grazie alle mostre a Villa Niscemi, Palazzo Palagonia e Villa Pantelleria, a fare avvicinare i ragazzi al mondo dell'artigianato, un mondo d'arte, di manualità, di impegno. Insomma, sottolinea Reina, la manifestazione è stata un successo e daremo a questa continuità. E adesso una seconda pausa pubblicitaria. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Grande successo ad Altavilla Milicia per il raduno di auto e moto d'epoca di ieri, un'iniziativa dell'amministrazione comunale in collaborazione con i club con il club Automoto Classic e quello Le Aquile. Al termine del pranzo presso il parco giochi comunale Bim Bum Park, il sindaco Nino Parisi ha premiato i veicoli più meritevoli assegnando un premio particolare al professor Ninni Vaccarella, una figura storica dell'automobilismo siciliano. Con la squadra degli assessori, consiglieri e gli esperti stiamo facendo di tutto per promuovere il nostro territorio. La scorsa settimana si è tenuta una manifestazione sulle lingue che a livello regionale ha avuto una fortissima partecipazione. Oggi ospitiamo questa manifestazione che grazie al contributo delle associazioni e degli sponsor porta Altavilla a essere conosciuta per quest'altro aspetto. In un contesto straordinario, quello del nostro paese, che tutti ci riconoscono, abbiamo la presenza di circa 200 mezzi, un afflusso di persone incredibile, non ce l'aspettavamo, con un costo minimo abbiamo dato un piccolo contributo, il resto l'hanno fatto i nostri esperti, i collaboratori e gli sponsor. Maggio è stato un mese pieno di manifestazioni culturali, soprattutto sportive. Adesso la prossima manifestazione, l'appuntamento più importante che ogni anno all'amministrazione è quello della giornata della legalità che è arrivata alla sua quinta edizione che si svolge il 1 giugno. Ci sarà un programma molto nutrito, ci saranno parecchie manifestazioni legate a tutti quelli che possono essere gli esempi di legalità. In questo caso il tema che sarà trattato quest'anno sarà lo stalking, la violenza sui minori e l'abuso sulle donne. Abbiamo dei relatori di eccellenza. Lavoriamo in sinergia, è una squadra la nostra che sta dando effettivamente risultati. Non dovrei essere io a dirlo, ma penso insomma che si possa vedere rispetto, non è un'accusa, ma rispetto alla piattezza territoriale, Altavilla in questo momento sta spiccando. E nel merito dell'iniziativa di oggi, diciamo che è una cosa bella perché coniuga, intanto è un tributo alla tecnologia oltre che alla storia, perché questi mezzi erano il massimo della tecnologia in quel momento. E poi così come è stata organizzata dagli esperti, che prevede praticamente un giro nel nostro territorio, è un modo per coniugare praticamente le bellezze paesaggistiche e la bellezza di questi mezzi. Siamo, come diceva il sindaco, soddisfatti perché l'iniziativa sta andando veramente al di là di ogni previsione, come un po' tutte le iniziative che abbiamo sostenuto in questi mesi. È un passato straordinario che vedeva la Sicilia a livelli importanti nel mondo con l'effettuazione della Targa Flori, la corsa più vecchia del mondo, con i più grandi campioni del mondo, con le più belle macchine dell'epoca. 800-900 mila spettatori non si vedevano in nessuna parte del mondo, quindi una festa di grande spessore che ancora oggi ricordiamo. Ahimè, oggi viviamo di ricordi.
che alla Sicilia siamo andati un po' indietro sotto questo aspetto. Non abbiamo tenuto il passo, ecco, di quell'epoca indimenticabile. Quindi io sono orgoglioso di averne fatto parte e di aver rappresentato la Sicilia nel mondo, perché quando si parla di Vaccarella si parla di Targa Florio, ma io ho vinto in tutte le parti del mondo, ho vinto 2 titoli mondiali. La squadra femminile di pallavolo polisportiva Raimondo Lanza di Trabia, dopo aver conquistato la promozione in Serie C, ha salutato il suo pubblico con l'ultima partita disputata in casa. Ascoltiamo le interviste. Un grandissimo risultato che premia le scelte di questa società, che ha puntato sui giovani. Noi abbiamo soltanto 2 ragazze, diciamo, che sono le nostre bandiere, Vital Ballarussa e Cristina Battaglia. Poi tutte le altre sono ragazze di 16, 17, 18 anni. Noi un altro anno cercheremo sempre con le nostre ragazze, puntellando un pochino la rosa con qualche elemento di spicco, e quindi contiamo di poter rimanere quantomeno in Serie C. Biagio Ciortino, dicevamo già stamattina nel presentare l'incontro, sei tornato agli amori giovanili. Sicuramente sì, grazie alla società di Trabia, Nicola che mi ha voluto qui a Trabia, il presidente Loreto e tutti gli altri. Però speravo questa sera di poter salutare il nostro pubblico con una vittoria. Eravamo tutti e 2 saliti, però perdere in casa così, quasi vincendo l'ultimo set, mi è dispiaciuto moltissimo per gli spettatori. Però posso dire che sono felice per questa promozione in C e sono contento di essere a Trabia. Domani l'orchestra di percussioni Antropidi Sgattaiolanti, formata da alcuni bambini della scuola elementare Raciti del comune di Palermo, parteciperà alla 19esima rassegna scolastica Musica Premio Nazionale Salvuccio Percacciolo, che si svolgerà a Mirto, in provincia di Messina, dal 20 al 25 maggio. L'orchestra di percussioni Antropidi Sgattaiolanti è una splendida realtà, afferma Barbara Evola, assessore alla scuola del comune di Palermo, che è riuscita a coinvolgere il tessuto di una realtà complessa come quella del quartiere di Borgo Nuovo. I giovanissimi musicisti hanno partecipato 2 volte alla manifestazione e in entrambe le occasioni hanno vinto il primo premio assoluto. Aiutare la giovane orchestra a partecipare alla rassegna, conclude l'assessore Evola, è di per sé un giusto premio all'impegno profuso dai bambini nella loro attività musicale e nella loro bravura. E di riflesso dà sicuramente lustro alla città che questi piccoli talenti rappresentano. Bene, questa era l'ultima notizia, io vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci.